Sì, siamo qui con Paolo Zizza, al quale chiedo una partita che contava poco o nulla, se non per il morale, comunque una partita vera. Una partita vera, assolutamente. Per il morale è molto importante, chiaramente, che ci dà in pratica un via per il lavoro che andiamo a svolgere in questi 40 giorni di lavoro che ci aspettano poi dopo chiaramente per le qualificazioni olimpiche. Era una diretta interessata chiaramente per il passo olimpico, per cui era molto importante fare bene, riuscire a fare risultato positivo e fare chiaramente una vittoria contro una squadra importante. Una squadra che poi ritroverete tra poco più di un mese a Trieste e lì sarà tutta un'altra storia, c'è da dimenticare Budapest e preparare bene Trieste. Assolutamente, c'è da prendere diciamo Budapest e analizzarla a pieno in tutte le situazioni e farsi trovare poi pronto per quanto riguarda poi la fase chiaramente della qualificazione olimpica che si svolgerà a Trieste con altre tre squadre veramente molto, molto forti, per cui dobbiamo farci trovare pronti. Saranno delle battaglie, sarà veramente molto difficile sotto l'aspetto mentale, ma questo lo è per tutte le altre componenti di squadre, per cui dobbiamo soltanto lavorare sodo e analizzare, ripeto, appieno questo europeo e cercare di migliorare le cose che non sono andate. Europeo che si conclude con il quinto posto, facciamo un bilancio? Sicuramente diciamo, le tre partite contro le dirette interessate non ci hanno visto al meglio. Abbiamo svolto delle partite a metà, sempre per due tempi e mezzo, poi puntualmente ci siamo persi nei momenti importanti, per cui è quello che va analizzato appieno e cercare di capire perché ci siamo smarrite in tante situazioni di gioco. Per cui, ripeto, era importante oggi fare il risultato pieno e prendere un po' di morale e tornare a casa con lo spirito giusto per cominciare a lavorare in maniera molto attenta. Hai qualche rammarico in modo particolare oppure no? No, sicuramente alla vigilia di un europeo arrivi qua con tante speranze di fare bene o meno. Abbiamo lavorato, devo dire, molto bene durante la fase diciamo, di preparazione. Sicuramente non mi aspettavo questi cali, soprattutto nelle partite che contavano, dei tanti errori commessi. Per cui, ripeto, il rammarico è quello che giocando in maniera un po' più attenta e non regalando tante situazioni agli avversari, forse avremmo potuto vedere un'Italia diversa. È troppo presto per parlare di un rinnovamento inevitabile per alcuni nel gruppo della nazionale, non tanto verso Tokyo, ma da Tokyo in poi? No, dopo Tokyo sicuramente ci sarà un rinnovamento, ci sono tanti giovani che stanno lavorando dietro, sono attenzionate in maniera importante, per cui sicuramente adesso c'è soltanto da pensare e essere concentrati per la qualificazione di Trieste, poi dopo si vedrà. Va benissimo, grazie mille.